I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Yeah, yeah, yeah. Ben ritrovati cari amici di Casa Lotto, eccoci, siamo sempre noi, siamo rimasti qui ad aspettarvi per appunto chiacchierare in questo lasso di tempo, raccontarci appunto le notizie che hanno preparato per noi e poi soprattutto per ascoltare i consigli di Marco e di Lio per prepararvi per la nona, che già un nome, la nona estrazione che mi sa di fortunata, non so, sto nove qui, speriamo. Quindi Speriamo, ben speriamo. Beh, intanto la nona ci ritrovato. piace sempre perché è sempre un punto di riferimento, perché è a cavallo tra post, metà e termine. Oltretutto questo mese di febbraio ne ha 12, quindi insomma ce n'è una in meno rispetto al solito, ovviamente ci sono meno giorni e ok. Intanto un ben ritrovato a tutto il pubblico di Casalotto, è uno di quegli appuntamenti per cui cercherò di non perdermi troppo in chiacchiere perché lo sapete che la sera e la mattina ho meno tempo e meno linee. Quindi dritti al punto, ripercorriamo insieme il gioco del 90 che è in questo sabato sera assolutamente prioritario perché per due estrazioni ha scelto di non arrivare. Poi andremo a commentare come abbiamo vinto il 9 di Roma, parleremo dell'Ambo 22-29, il 2-20, insomma carina, dai, l'estrazione di giovedì è stata carina, ma su questa ci aspettiamo molto ma molto di più. Occhio quindi al punto fermo del gioco del 90 perché è di rigore che deve assolutamente ripresentarsi, lo conosciamo, quindi non tarda mai troppo tempo. Poi parleremo di un'altra traiettoria che si muove nel gioco dei simmetrici e che scatena due possibilità importanti e poi ancora la piccola sorpresa. Finito. Ah, Vado, ciao. bene, vai, vuoi andare subito? Sì, ho tanta fame sempre io. Ma Ma no, è ancora sempre. che mangia. Allora, io approfitto per ricordare agli amici che se avete qualche problema di ricezione, Ma ci pensavo con la vedete. linea, che Ma davi un sì. No, consiglio. quello dovrei No, pensarci sulla prima, la ricezione mia, no. la ricezione. Se ci vedete un po' mali o magari più ingrassati, no? Non è la È la televisione, che sì, è una scusa quella lì. televisione, quindi guardateci su YouTube, andate a E lì vedere siamo magrissimi. magri, Oh, belli. guarda. Sì, Casalotto TV, quindi no, che dopo ingrassa 8 kg, è vero la televisione? Oh, no, è vero, no, questo è 8 kg. Quindi noi in realtà non Chissà come mi siamo vedono così. allora, cioè, già che già dal vero c'ho tanto, No, vabbè. ti ricordi che una volta ci hanno visto Sì, no, una all'IKEA? volta me lo dicono No, no, spessissimo eravamo a me. insieme all'IKEA che ci hanno detto: "Ah, ma siete magri", non so, una E battuta. "Oh, come siete magri?" vabbè. Sì, io, Quindi la classica cosa che mi dicono quando mi incontrano, che non sono così basso come sempre, che non sono così grasso. Ecco, hai Quindi che cosa visto? viene fuori dalla televisione non ho capito. Perché Insomma, non sono schiaccia. bassissimo, non sono neanche Esatto. un bidone, però insomma, normale. Ma la televisione schiaccia Sì? e allarga, Sì, quindi è vabbè. una roba. E allora basta, cosa andate a comprare? Non compratela neanche più, non potete vederci così sfasciati. Guardate qualcos'altro, guarda, la radio, ascoltate la radio, No, no, ecco. dai, guardateci in televisione perché ci saremo sempre, poi vi racconteremo appunto cosa succederà quando ci sarà veramente lo switch off di tutte le emittenti, tutti i canali, ma nel frattempo appunto se avete problemi andate su YouTube, Casalotto TV, e lì vi racconteremo, magari intanto potete seguirci e poi vi diremo dove siamo andati a finire, anche se non ci dovrebbero essere dei cambiamenti appunto drastici, robe strane, però...
vediamo. No, no, guarda, in realtà c'è una miglioria, perché quello che stavo anche spiegando, adesso noi avremo conferma settimana prossima, quindi credo che con metà della prossima settimana riusciremo a darvi anche esattamente per buona parte delle regioni d'Italia la posizione nuova del canale. Io ho ricordato, perché so, insomma, della Lombardia, per esempio, sapete che 7 Gold, appunto, nella forma nazionale, per ogni regione ha un canale. L'Emilia mi sembra che ha il 12, in Lombardia siamo al 15, un'altra regione il 15, insomma, comunque ognuno ha il suo canale. In realtà dovremmo andare indietro, perché so che la Lombardia dal 15 passerà al 13, un'altra regione dal 12 al 10, insomma, dopo tra il 9 e il 20 ci trovate, però questo è un po' troppo semplicistico. In realtà, appena avremo esattamente la posizione anche del canale, che questo lo dovremo scoprire settimana prossima, di alcune regioni lo sappiamo, altre no, comunque insomma vi daremo informazioni tutto prima dell'8 marzo, ecco, infatti, perché poi l'8 marzo sembra il Big Ben, quindi secondo me non vedremo più niente, ci disintossicheremo dalla televisione, sarebbe carino. No, l'altra volta è successa la stessa cosa, ti ricordi il primo switch off un po' di anni fa, che tutti quanti dobbiamo comprare il decoder, però non si vedeva più la televisione, ma era proprio un po' diverso, perché insomma noi arriviamo dal tubo catodico, io te dal bianco e nero, tu dal muto, certo. Insomma, quindi insomma gli anni passano, no? Però in realtà questo è un cambiamento che, così, insomma, a grandi linee, o uno appunto prende il baracchino o cambia la televisione, l'abbiamo già detto, però è proprio il meccanismo di trasferimento dati, certo, che è un'altra storia, certo. Sarà colpa del 5G o il microchip che ci hanno messo col vaccino, quindi ecco, probabilmente anche è questo. Tu ce l'hai, anch'io. Ne ho tre io di microchip. Anch'io? Sì. Infatti io telefono così. Anch'io. Faccio partire il riscaldamento, l'Alexa ce l'ho nel polso, ecco. No, adesso scherzi a parte, insomma, la tecnologia va avanti, quindi cambia proprio il mezzo di trasmissione. Vabbè, ci aggiorniamo, dai, ma basta con sta roba, tanto su. Infatti, dai, esatto. Dai, tanto in un modo o in un altro. No, sento che c'è Aleggia, ovviamente non per noi che la facciamo, ma per chi la gestisce, il terrore di perdere le persone per strada. No. Io... Ma una che è abituata a guardare la televisione si renderà conto l'8 marzo che vede tutto nero, il 9, il 10, il 12 andrà a comprare, farà qualcosa, insomma, certo. C'è un terrorismo su tutto. Sì, infatti, vabbè. No, ma basta comprare... È che noi siamo tranquilli, non ci interessa. Ma infatti, io ho comprato il decoder, quindi me ne... Anche lì la televisione, proprio se volete, ma altrimenti col decoder si sistema, ragazzi. Assolutamente, guarda, ma poi ne parliamo, decoder o televisione, perché rivediamo una cosa carina. E poi c'è il volo, mi piace questo consiglio che riguarda il televisore. Abbiamo lavorato un po' di più, poi uno dice, perché non lo fate sempre, è ovvio, ma ci sono condizioni e condizioni. E questa roba qui l'avevamo vista insieme qualche giorno fa, ne abbiamo trovata una e quindi io dopo ve la porto. Ah, perfetto. Sentiamo le notizie. Allora, notizie, parleremo di pubblicità, di inanetti della cera diamante che non so cosa sia. Sì, ne ho parlato io due giorni fa, quindi li ritroviamo, carini. È stato un prodotto... ricordo. Sì, non quando c'è ero più. Bambino. No, purtroppo no. Che era una cera. La cera forse c'è, sì, la cera dei pavimenti. Ma diamante si chiama ancora? Si chiamava o si chiama diamante, era il nome, insomma, diamante perché fa brillare il pavimento. Certo, bellissimo. Sì, il fatto è che sono C'è ancora, esiste? Ecco. Mai vista, in due versioni, wow! Però no. Quando ero bambino io, la cera, adesso poi ci arriviamo, lo vedremo anche, parleremo del barattolo in cui era inserita, credo bene. Sia quello. Okay. Poi parleremo anche della viola, la pianta, il fiore. Bellissimissima. Stupenda. E di Pulcinella, visto che arriva... Il carnevale. Quando è esattamente il carnevale? Non si sa, abbiamo deciso che non lo sappiamo. Ah? È già partito? È già partito il carnevale? Il carnevale fino al 1° marzo. Ma che tristezza, ma che cosa? È sta roba? Ma non si vede, non si sente. Ma non è ancora qua, noi siamo in Lombardia, ce l'abbiamo alla fine, adesso c'è a Venezia. Sai che c'è la divisione dell'Ambrosiano e del... L'Ambrosiano finisce il 5 marzo. Il primo marzo finisce. Ma che adesso io ero abituata ai carnevali che per una settimana veramente tutto chiuso, scuole, uffici, tutti per strada. È che è due a anni festa. Che siamo mascherati, quindi secondo me. Anzi, guarda, no, all'aperto va tolta, però insomma, con la maschera, cioè, bastava due coriandoli così e due anni che è carnevale. Ascolta, ma io la continuerò a mettere. Io sì. È una comodità. Sì, no, più che altro quando fa freddo forte. Freddo, o anche quando non ti vuoi... No, truccare? Non è truccare, magari la mattina... Non truccato, sì. Sai quando devi prendere un pacco giù? Sì, in anonimato, non ti sei neanche lavata i denti, che dici, caspita, devo scendere.
dire subito. Ma non è che devi baciare quello che ti ha dato il pacco lì. Io metto la mascherina, bella, anche gli occhiali, sì, magari un cappello, non mi riconosce nessuno. Metti su con la pasta, sì, ma sì, dai, sì. No, no. Sì, io sì, invece penso, no, però... Adesso guarda come io e te deragliamo sempre. E non è vero, basta. Cioè, noi dovremmo prendere, chiediamo se ci danno 24 ore, noi ci sediamo qua senza scalette, senza niente. Secondo me le riempiamo in un attimo. No, stavo pensando invece, ecco, no, io sono uno di quelli che la utilizzerà ancora, ma più che altro per una roba di smog, tanto ormai è diventata, sì, è stata sdoganata, perché in realtà ci sono molti paesi all'estero dove è anni che le usano proprio per lo smog. Attenzione però a non usarle troppo, perché poi noi siamo entrati in una sorta di loop adesso dove tra gel per le mani, disinfettiamo gli ambienti, siamo un po' ossessionati, mascherina, attenti, perché poi non lo dicono mai. Adesso io non sono né un virologo né un medico, sono la nullità fatta persona. Occhio però a non tenere troppo pulito, ecco, usa questo termine, il nostro corpo, perché noi viviamo in un habitat naturale dove di virus, di batteri, certo, ce ne sono tanti, li dobbiamo mangiare, li dobbiamo respirare, perché il nostro corpo è una macchina meravigliosa che li combatte automaticamente. Se noi ci mettiamo in una bolla sterile, poi la prima scoreggia che viene fuori la prendiamo subito. Ecco, quindi anche il mondo anticorpale, che è una roba naturale che il nostro organismo appunto crea, è fatto perché il nostro corpo incontra una schifezza, lavora per combatterla, quindi crea degli anticorpi. Se noi lo teniamo sempre alla perfezione, di tutto sterile, vi garantisco che è una schifezza, la prima porcheria la prendiamo. Bravo. Quindi questo non vuol dire insomma di essere dei vuncioni, e non era questo, non è igiene personale. Stiamo troppo un po' attenti, insomma, a non esagerare, ecco, perché dopo se ci autosterilizziamo è un casino. È guarda, vero, la faccio breve. Io ho lavorato tantissimi anni, sono circa 12 i miei anni nel mondo sanitario. Ho fatto tanti anni in reparto, nei vari reparti, e lì devo dire che insomma di virus, di porcherie, di schifezza umana, ecco, non nell'essere, ma di schifezza insomma delle malattie, hai un contatto diretto, e io non prendevo mai nulla, mai. Io ho fatto 9 anni circa, sì, poi gli altri ho fatti 4 in sala operatoria, dove non prendevo manco un raffreddore, quindi avevo un sistema immunitario che avrei potuto veramente baciare anche un herpes. Arrivato in sala operatoria, dove tu vivi in un ambiente sterile, filtri d'aria sterile, ci stai dentro 12, 14, 16 ore, turni massacranti, tu vivi lì con l'aria sterile, ok? La prima porcheria la prendevo subito, cioè l'idea solo di uscire dalla sala operatoria e sentire l'odore dell'aria, perché tu sei in un ambiente protetto, non va bene, perché io poi lì tutte le schifezze le ho prese. E quindi occhio, perché non teniamoci troppo sterili, ecco. Bravo. Questo sì, è un po' il contrario di quel che ci dicono di fare, però attenzione, perché dopo, come vedete, questa propagazione, sì, tutto, infatti, questo, non lo so, mi lascia un po' perplesso. Sì, sì, è vero. Mi viene in mente quando noi eravamo piccoli, che infatti anche noi, mai un raffreddore, una malattia, perché eravamo, facevamo il bagno, sì, nelle pozzanghere, per, certo, strada, sì, una roba, rani, topi, c'era di tutto, di più, bellissimo, facevamo, sì, le gare. Adesso non è che dobbiamo tornare, ovviamente, la vita, per fortuna, grazie alla scienza e alla medicina, di cui io ne sono assolutamente propenso, è migliorata, perché una volta si viveva 40, noi saremmo già morti da un pezzo, quindi insomma la vita media. Quindi insomma, ecco, ragioniamo su come la nostra vita è in qualche modo migliorata e se è anche allungata, però usiamo la testa. Certo. Ecco, no, questa roba non è una stronzata, che sì, io ho detto, perché tutta questa troppa attenzione fa sì che poi il nostro corpo non li riconosca, o la prima stupidatina per cui non se ne sarebbe mai neanche accorto prima di averla incontrata, ce la fa sentire. Quindi insomma, io spero presto davvero di tornare alla normalità, quindi insomma, bravo, di poter appunto tornare nei campi con i topi. Sì, sì. anche per no. Un consiglio preziosissimo, no, grazie, no, vabbè, grazie Marco per averlo detto. Sì, ma ci sono delle robe che io ancora non ho mai, le ho già dette, poi vabbè, ovviamente non mi caga nessuno, ci mancherebbe altro. No, gli amici ed è un peccato. Ti ascoltano, guarda che noi abbiamo un pubblico molto attento. No, ma ancora oggi, perché tutti abbiamo imparato che cos'è il saturimetro, no? Che io ce l'avevo in casa da sempre, perché tutti l'hanno comprato, tutti sanno questa roba che si mette lì, poi ci sono delle belle porcherie cinesi che non si sa neanche che cosa esattamente registrino, comunque fa niente. E io, quando se ne parlava 2 anni fa in tempi non sospetti, però io non ho mai sentito un cane in televisione, dove ne sentiamo tutti i colori, dire, soprattutto alle donne, non solo perché ce l'ho anch'io lo smalto in questi giorni, di togliere lo smalto, perché non è un dato reale. Se tu hai 7 strati di smalto e metti il saturimetro che deve leggere la saturazione
saturazione dell'ossigeno nel letto ungueale e c'hai lo smalto, quel che legge non è la verità. Ah. Però nessuno l'ha detto. Non anche lo sapevo, in sala operatoria tu non ci vai con lo smalto, perché in realtà l'unghia è il nostro primo segnalatore di non stai tanto bene, quindi se stai desaturando, hai una respirazione, un'ossigenazione bassa, il letto ungueale diventa blu. Quindi diciamo che per gli anestesisti e noi che ci siamo intorno è un po' il primo segnale, quindi non si va mai con lo smalto in sala operatoria. Poi comunque è un componente conduttivo che non va bene perché c'è dell'elettricità che gironzola, e poi comunque perché metti il saturimetro che non legge bene se c'è lo smalto. Ho sbagliato per questi 2 anni, hai visto? Non lo cioè sapevo. Tu mettevi anche l'unghia di plastica e il saturimetro, il gel sotto la lampada, 7 strati. No, vabbè, ora diciamo che è abbastanza veritiero, però... Per essere precisi, era una roba che avrebbe voluto... Chissà quanta gente l'ha messo, si è spaventata, perché poi c'aveva lo smalto e magari gli dava 90, 85, sto morendo, no, sei smaltata. Poi alcuni leggono uguale, ma mi fido un po' pochino. Comunque, di sta roba io non l'ho mai sentita. Ma mai. Quando devono dire le cose giuste non le fanno. Ma non lo servizio so, pubblico. Ma no, però era una roba... Comunque sì, chi se ne frega, basta, adesso tanto abbiamo finito. Dai, io ho deciso che sarà... È finita. Sì, basta, buttiamoli via, si saturino. Va bene, andiamo. Andiamo in redazione, andiamo a parlare del 90. Dai, partiamo. No, mi chiedeva Clara anche il trucco. No, sarà per... Ecco dove ti posso vedere struccata. Cazzarola. No, vabbè, ti auguro tanta salute, questo mai. Ti preferisco, va bene, truccata. No, è perché, insomma, non si può, non perché ci sia un vezzo nella sala operatoria, perché il colore del viso, delle unghie, serve. Ecco, è un primo segnale. Quindi se una è tutta bella pittata e poi, insomma, non sta tanto bene, non si vede il colore. Torniamo a noi. L'ho fatta veramente di una bassezza, questa teoria. 895095, tasto 3. Massima attenzione a questo portale, il più amato e usato dagli italiani. Va a rappresentare un punto fermo sul gioco del 90. Un 90 che sta settimana non si è comportato bene, ma che in questo sabato sera può essere una grande sorpresa. Lo sarà, perché è proprio la sua giusta assenza che mi porta a dirvi Nazionale Venezia, la 47-43. Ottima somma 90 su 2 ottime ruote, stiamo giocando un ambo. E poi ancora Napoli-Torino, 12-78 somma 90, terza posizione, un ambo interno. Questo è il 90 per la 9ª estrazione di febbraio. Vi aspetto con l'io, tasto 3. We'll be right back.
Andiamo con la prima notizia della puntata e parliamo appunto dei nanetti della cera diamante per richiesta del nostro Marco, no? Allora, dopo aver riscoperto le bambole gonfiabili e gli sticker di Susanna tutta panna, no, ma scusate, avete fatto delle puntate per adulti? Non bambole gonfiabili, erano, eccola questa, era, adesso me la sigla, però c'è ancora. No, erano i gonfiabili, cioè era una bambola, la Susanna tutta panna per bambini. Ah, per bambini? Assolutamente. Ah. Quelli lì erano i gonfiabili. Ah, quindi avete parlato di questo nelle puntate precedenti, ok, vabbè. Allora, dopo aver scoperto queste cose, la bambina di segni animati utilizzata dalla Invernizzi per pubblicizzare il formaggino Milione e la volta dei contenitori a forma di nanetto, sono questi qua, quindi, della cera diamante. Ecco la cera. Negli anni 70 questa marca di cera autolucidante per pavimenti crea una serie di bottiglie in plastica sagomata raffiguranti sette nani e Biancaneve. Oggi i collezionisti si contendono i singoli nanetti per una cifra media di 20 euro, mentre il valore di Biancaneve oscilla fra i 40 e i 60 euro. Ovviamente una serie completa in buono stato raggiunge cifre assai più alte. Che bello! Non l'hai mai visto, che carino. Però oggi questa cosa sarebbe non sarebbe corretta, politicamente. No, infatti, hai visto il nuovo film della Disney dei Biancanevi Sette Nani? Non vogliono più mettere i nani perché è razzista come cosa. Ma è una fiaba bellissima, infatti, loro sono così carini. Infatti, Biancaneve è latina e anche un po', e anche il principe mi sa che non so di dove, ma no, non è più... un principe. Vabbè, sì. Quindi questa cosa qui sarebbe non potrebbe esistere. Ma vada via il culo, l'ho detto in francese, ecco. Vabbè, insomma, è una storia, io li ho amati alla follia. Carina. Perché erano... Non ce l'hai? No, ma no, chissà che fine hanno fatto. Ricordo che appunto adesso vedi che il cappuccio c'ha il tappo e quindi era la confezione proprio, cioè era il flacone. Ma qua, scusa, queste erano bottiglie con dentro che la cosa? La cera. Ah! La cera era dentro, questa è la bottiglia, adesso guarda, lo vedrai, eccolo lì, vedi il cappuccio azzurro? Sì. Quello è il tappo. Poi una volta che avevi finito la cera, dentro ci mettevi o della sabbia o dell'acqua ed erano i nanetti da giardino. Io ce li avevo sul balcone da bambino.
carino. Sì, li amavo alla follia, erano i miei nanetti Biancaneve, l'ho rotta subito, però avevo loro i nanetti Biancaneve, non me la ricordavo neanche. Ed è vero che c'era poi questo flacone qua e quella rossa, che era proprio per i balconi, quelle mattonelle rosse, roba anni 80 che non esistono neanche più. Ma sì, da... sì, ma sì. Che materiale? Plastica. In plastica, assolutamente, okay. Un plasticone di quelli belli grossi. Piccolini, o perché... Ma no, era alto così. Ah, un litro di cera. Sì, ecco. Esatto, sì, sì, era una roba alta così comunque, sì, bello. Sì, non erano... Biancaneve era più alta, non so se era da un litro e mezzo, o era... però io me li ricordo, gli volevo tanto bene, ero piccolo, più piccolo, insomma, sì. Infatti, sono belli, a me piacciono quelli che vedi ancora adesso in qualche giardino. Sì, di gesso. Sono belli, sì, sì, sì. Dai, vabbè. Sì, che poi allora scusa, anche la Cartel che fa gli sgabelli con i nanetti, gli gnomi, ma no, ma dai, mondo folle. Devo scappare di là, lasciamo stare, andiamo a parlare del 277, andiamo. Lo sapevo, la roba. Ci siamo, vado veloce perché io davvero chiacchiero troppo, lui è protagonista all'89-22-77, attenti alle due condizioni similari. Questo triangolo 9-39-69 Cagliari-Roma straordinario, è l'intero terno simmetrico. Su Cagliari e Roma, dopo la 9-39-69, c'è un ambo. Andiamo a vedere anche Cagliari-Genova, dove è invece la 39-69, sempre simmetrica, a confermare il numero più importante. Che cosa manca a quella terzina? Il 9. Quindi in questa bellissima condizione di ristrette giocheremo il terno con il 9 a Cagliari e Genova e attenzione all'ambo secco a Cagliari-Roma. Tutto qui. Queste sono le ristrette di Marco e di Lio. Dal triangolo appunto simmetrico arriva il lambo secco, dallo speciale 9 determinato appunto dal lambo simmetrico. Insomma, ho fatto un po' di casino. Chiaramente il totale è un ambo, un terno. Occhio al 9, ma occhio anche a quel lambo che arriva dal triangolo simmetrico. Tutto qui per averli rete fissa e cellulari al tasto 3. Sai non smette, è la giusta tua combinazione, sono tre cifre sempre in mezzo all'azione, 8 9 2 2 7 7, 8 9 2 2 7 7. We'll be right back.
arrivati già la pubblicità, quindi rimanete lì, mi raccomando, perché dopo c'è quella cosa lì che mi piace tanto, quel consiglio bello. Assolutamente sì, sì. Proveremo a farvi cambiare la televisione, vediamo. Sì, anch'io. Bene. Il decoder anche, sì, ci sta secondo anche me. Anche una pelliccia, una macchina, no. L'appartamento. Ci sta il decoder e la televisione, dai, va bene, tra poco. Tra poco. Per gli ultimi 10 minuti, quindi cerchiamo di approfittare soprattutto dei consigli appunto di Marco e di Leo e cerchiamo appunto di giocare questo consiglio per cambiare la televisione. Quella è l'ambizione, è ovvio che ci saranno tantissime che l'hanno già cambiata, sì, ce l'hanno che funziona, sì. È ovvio che è un'ottima possibilità. Tra un po' ve la spiego, prima sentiamo la notizia, io aspetto le tante linee, intanto se volete anche iniziare a farle ve lo dico perché nel portale Al costo di un caffè, lì dentro c'è proprio il tanto atteso Ambo TV, sapete già che cos'è, poi ve lo spiego meglio se qualcuno magari non mi ha seguito nei giorni scorsi che avevo dato questa anticipazione, ne abbiamo trovato uno meraviglioso, dopo. Allora parliamo di questo fiore della viola, perché questa delicata pianta appunto da fiore è il fiore di nascita ufficiale per coloro che festeggiano il loro compleanno nel mese di febbraio, quindi dovrò regalare le viole a mia mamma, perché è nata a febbraio, non sapevo. Allora, ecco tutto quello che c'è da sapere sul fiore di febbraio, la violetta. Quindi il fiore della viola, dal profumo dolce, simboleggia la verità e la lealtà e incarna anche un senso di modestia, saggezza spirituale e umiltà. Questa pianta, quindi la pianta è la viola e il fiore è la violetta, no? Mm-hmm. Ok. Questa pianta quindi prende il nome dai suoi tradizionali petali viola in sintonia con la pietra natale viola di febbraio, l'ametista. Con le sue tonalità vibranti e i suoi petali delicati, il fiore viola è stato anche usato dagli erboristi medievali per le sue proprietà. Ti piace l'ametista? Sì, molto. Ce l'hai, non te l'ho mai visto però sì, credo. Ne ho sì, alcune, sì, ho un anello con un ametista. E che due proprietà ha? Non ti ricordi se no, porta bene, sai queste, non è quella no, del mio segno, io ne ho altre, a me piace il colore, io sono un amante del viola, poi sai che sì, assolutamente nelle cristalloterapie ci sono tutte le varie teorie sulle pietre. L'ametista, se non ricordo male, aveva a che fare come protezione, se non erro, o del cuore o dei polmoni. No, un vuoto, adesso non me la ricordo, non sono così ferrato. Okay. Mi è capitato di studiazzarle un po', ma diciamo che amo più il mondo delle pietre per come sono loro, la loro origine e il loro colore. Certo che anche l'ametista naturale, viola intenso, è pazzesca. Se poi la bombardano chimicamente, vabbè, insomma, si ottengono dei colori molto forti, però non è naturale. Torniamo alla violetta, che invece io amo alla follia, perché da bambino facevo proprio dei mazzolini, dei mazzetti di violette, quelle che abbiamo visto selvatiche di campo, ecco, perché poi ci sono una serie di nuance gialle, rose, che credo siano un po' ritoccate, che sono poi quelle grosse che si comprano in serra da mettere nei vasi, no? Io amavo follemente quelle da campagna, quindi quelle spontanee, quelle piccoline, piccolissime. E ricordo che facevo proprio dei mazzetti a mia mamma di ste violette qua, poi con le arrivavo a casa con sto coso qui e duravano un po' in un bicchiere perché poi alla fine hanno il gambo corto. E poi io amo follemente le violette di Parma. Quali sono? Da mangiare, le caramelle. Ah, non le conosco. Ma meraviglia, dai, che le violette di Parma. Le violette di Parma, assolutamente. Che gusto hanno? Viola. La viola ha un gusto in realtà, ovvio che nella violetta non credo che ci sia l'essenza naturale, ci sarà un non so che cosa di chimico, non mi interessa. La viola ha un gusto dolce o no? No, però la violetta di Parma è quella roba lì, è buonissima. Te le compro. Ah, si trovano sì, qui? Le fa la Leone anche, che è una marca famosissima torinese. Roselline e violette. È viola. È viola proprio? È una roba di zucchero, ovviamente una caramella. C'ha la forma della violetta, è viola. E quel gusto lì è il gusto della viola. È come la rosa. Sai che la rosa ha un odore e anche un gusto? Sì. Ok, il rosolio estratto. Ci sono sempre della Leone le roselline. Quindi ci sono sia le violette che le roselline. Che bello.
vero, non sapevo. Sì. Anche la pasticceria che c'è in galleria, che non mi ricordo mai che vado a Natale a prendere, Marchesi. Ah sì, e c'è, figurati. Panettone, 80 milioni di euro, però certo. Io vado sempre, quindi. Marchesi ce le ha, anche lì ci ma sono. Dai. Sì. Non le ho comprate perché non avevo dietro il libretto degli assegni. No, scherzo, è una roba, è assolutamente abbordabile, si magari può, un po' di più, ma sei in galleria. Però insomma, anche Marchesi ha ste belle... Queste belle teche piene di roselline e di violette, quindi... Ma dai, non ci ho mai fatto caso! No, la violetta di Parma, perché lì nasce lì, quindi è stupendo. Ma anche al supermercato si trovano. Sono delle robe, le vedi, viola, schiacciate, un fiore, ma sì, poi anche lì, aspetta, perché c'è la sotto marca che mangia un tocco di zucchero. Quelle, diciamo, un pochino più, che allora sono un po' più prelibate. Te le cerco. Ah, va bene, ok, dai, perfetto. Va bene. Allora, 5 minutini per la fine. E allora andiamo, perché è arrivato, lo stavamo aspettando, ed è il cosiddetto Ambo TV. Così l'abbiamo chiamato, in modo un po' stupido, però insomma abbiamo già ampiamente parlato di questi vari cambiamenti. Se viene fuori a tutte le ruote, compratevi il decoder. Se invece lo becchiamo su ruota con un paio di euro, potete cambiare la televisione. Ovviamente è un ottimo Ambo, perché qualcuno dirà, ma io non devo comprare nel decoder. E quindi no, ci mancherebbe. Ovviamente l'intenzione è, per tutti quelli che devono mettere le mani insomma alla televisione, proviamo con questa possibilità. Vorremmo, io e Lio di Casalotto, regalarvi, poi è ovvio che dobbiamo giocare e vedere cosa succede, la nuova televisione. Non ce la facciamo, avrete perso un paio di euro. È ovvio che è ottimo per tutti. Andiamo. Eccolo qua, Bari, Venezia, l'Ambo TV, è quello che ci serve per cambiarla. Non ce l'avete, compratevi qualcos'altro, insomma è sicuramente, come avevo detto, un'ottima possibilità. Ne parlavamo all'interno della settimana e vi avevo detto, se arriva una di quelle belle condizioni, uno di quegli ambi che ci piace tanto, che magari non fa casino come il 90, l'88, insomma quelli che magari seguiamo di più, bene, lui non ha niente a che fare, è molto timido, sono numeri che appena li avrete in mano direte, vabbè, non stanno nei classici, sono straordinari. E allora lo metto nelle vostre mani, tasto 3, al costo di un caffè, ed è quello che ci serve per affrontare questa spesa. Vi aspetto con Lio. In giro non si vede più niente, ma non tremate, non temete, perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, sfrecciando al ritmo di Twist and Shout. A tutti i numeri per fare un bel match, è l'Otto Flash. Sono gli occhi, ma non facciamo brutti pensieri, del buio sol paura gli sciocchi, perché una luce arriva dall'alto, è lui che scende con un gran salto, ci acciuffa molto prima del crash, è l'Otto Flash. Una cometa ad un jet, è l'Otto Flash, l'Otto Flash. Scende la notte più buia che c'è, in giro non si vede più niente. Perché nel cielo vola una luce potente.
marciando al ritmo di Twist and Shout. Grazie per essere stati con noi, per averci ascoltato. Sopportato a me soprattutto. E supportato, no, a te è un piacere ascoltarti, infatti ce lo scrivono a spesso. Volte. No, sono sempre molto contenti e quindi sono contenti di ascoltare i consigli, ma anche di ascoltare quello che dici qui nel salotto. Quindi alla prossima, ci vediamo. Va bene, basta, grazie, allora ci vediamo. Rimangono aperte le linee, mi raccomando, per Lambo TV, che è davvero molto molto speciale nella sua semplicità. Alla prossima, ciao!